Ciao, sono Aris. In questa lezione vediamo personalizzare la barra di accesso rapido. Abbiamo visto la barra di accesso rapido serve per collocare i comandi che vengono usati spesso. Qui vedete alcuni comandi che ho aggiunto oltre ai comandi per impostazione predefinita già presenti. Per aggiungere un comando, andare su questa freccia verso il basso, personalizza barra di accesso rapido, clic sinistro del mouse, ci sono vari comandi che sono già attivati, per collocare ad esempio stampa immediata sulla barra di accesso, basta selezionarla, ecco che vi appare, se voglio disattivarla posso premere fare un clic destro del mouse su stampa immediata sulla barra di accesso rapido e fare rimuovi, oppure posso rimuoverla tramite personalizza barra di accesso rapido, ritorno sulla freccia e vado semplicemente a togliere la spunta stampa immediata. Un altro modo immediato per aggiungere comandi sulla barra di accesso rapido è semplicemente andare sul comando, posizionare il cursore sopra, clic destro del mouse e aggiungi alla barra di accesso rapido. Ho aggiunto in questo caso la griglia, posso selezionarla in qualunque momento. Se vi sono dei comandi che non sono presenti né nell'elenco personalizza barra di accesso rapida né nelle varie schede di utilizzo, le si possono aggiungere tramite altri comandi. Qui vado spesso su tutti i comandi, uso la prima lettera per posizionarmi sul comando che sto cercando, ad esempio P, no, P, vado sulla P, in questo caso sto cercando pubblica PDF, pubblica come PDF, trovato e aggiungi sulla barra di accesso rapido. Ci sono altri comandi che possono essere aggiunti, quelli sono da aggiungere secondo le tue esigenze. È anche possibile creare categorie di comandi correlati e suddividerli con il separatore. Questo è il separatore. Aggiungi. E si può spostare questo separatore qui e fare OK per avere il nostro separatore e il nuovo comando trasforma la cartella in PDF. Puoi scegliere di mantenere questa barra di accesso rapido al di sopra della barra multifunzioni oppure di collocarla al di sotto come piace a me. Mostra sotto la barra multifunzione ed ecco fatto.